Potreste aver notato che di recente la fascia bassa di AMD e Nvidia sia stata un po' rimpolpata dai due brand in maniera forse anche un po' tacita. Infatti di recente Nvidia, senza fare grandi annunci, ha fatto uscire una nuova versione della 3050 che è veramente molto dubbia come lancio, devo essere onesto. E invece dall'altra parte abbiamo sia AMD che ha rilasciato la 7600 XT da 16 giga, discorso un po' controverso a cui magari dedichiamo un video specifico, e poi ovviamente i tanto attesi Ryzen 8000G. Questi sono dei processori con una GPU integrata che prendono complessivamente il nome di APU e sono diversi dai normali processori di AMD e di Intel, in quanto la potenza computazionale di questa GPU integrata è veramente molto molto più avanti rispetto a quello che troveremo normalmente all'interno di un processore. Concetto molto simile per esempio agli SoC che troviamo sulle console handheld, quindi decisamente un tutto in uno con una potenza di calcolo interessante. E per quanto riguarda gli 8000G stanno iniziando ad arrivare sul mercato, anzi ne ho uno io stesso, questo è l'8600G e vi porterò poi probabilmente una recensione complessiva con l'8700G per cercare di capire cosa se ne può fare di questi processori, ma nel mentre ne parliamo un po'. Sono uscite veramente tantissime recensioni di questi processori perché sono tanto tanto attesi, in quanto come vi dicevo la fascia bassa è un po' scarsa in questo momento. Nvidia sembra fondamentalmente essersene dimenticata, visto che anche i lanci della 4060 e 4060T non è che abbiano mosso più di tanto il mercato, e in generale insomma quella fascia ce la siamo tutti un po' dimenticata. La 7600 non è stata così importante come rivoluzione e la serie 6000 di AMD invece continua a latitarci dentro. Ma come vi dicevo, Nvidia ha procurato una nuova GPU dedicata a questo ambito, una piccola versione da 6 giga della 3050. E come va questa scheda? E in realtà che sia uscita o meno non ci interessa proprio, perché ragazzi è peggio della versione da 8 giga, che già è una scheda video dubbia, in quanto è prestazionalmente molto inferiore banalmente a una 6600 di AMD o anche alle schede video come la 2060, veramente vecchia, di Nvidia. Però in realtà questa scheda video, ragazzi, insomma, non è che sia granché. Se prendiamo già soltanto la 3050 da 8 giga, abbiamo un range prestazionale che di per sé nella fascia bassa bassa si posiziona già lontana da schede video per esempio come la RX 6600, che in questo momento magari può fare gola a molti sotto i 250 euro. Insomma, è una scheda che magari può essere di interesse, però siamo sotto già a quella. La 3050 da 8 giga è lontana, è sotto anche alla 2060 in diversi casi per quanto riguarda la versione da 6 giga originale, non la super da 8. Ma quindi com'è questa 3050 da 6 giga? In realtà è una scheda video molto molto strana. Se prendiamo la versione da 8 giga, già questa era una scheda che fondamentalmente era un po' in dubbio il perché esistesse, se non fare output video con un po' di potenza computazionale magari in ambiti specifici, anche magari qualche serverino, cose così, ok, un po' strano ma ci può stare. Però dal punto di vista del gaming nudo e crudo, molte persone durante la crisi delle schede video magari si sono rivolte alla 3050 perché costava poco, tipo 300 euro, e si sono ritrovate con una scheda che performa peggio della 2060 e peggio della 6600 di AMD, in maniera anche significativa rispetto a quest'ultima. Quindi quando Nvidia è uscita con una scheda 3050 da 6 giga, che è ancora peggio rispetto a questa di cui vi ho appena parlato, che già sembrava drammatica, capite quante volte mi si siano alzati di sopracciglia così, tipo, ah, cioè c'ho proprio dei dubbi, non riesco a capire perché esista questa cosa, cioè chi è il cliente finale, chi è che finirà a comprarla, non riesco a creare una persona intesa come possibile acquirente di questa scheda, perché di per sé non ha niente di invitante. È il 20% peggio, secondo alcune recensioni, rispetto alla 3050 da 8 giga. Che cosa rappresenta? Niente. Non compratela. Se dovete comprarla, fatelo tipo a cifre irrisorie, sotto i 100 euro, cose del genere, magari ancora. Ci alimentate una vecchia build, ci fate un serverino, avete un qualcosa, insomma, di tangibile, ma per il resto, boh. Per quanto riguarda AMD invece, come vi dicevo, sono usciti questi benedetti 8000G. Che cosa sono? Sono delle CPU come i 7000, basate su architettura Zen 4C, oltretutto sono il primo tentativo di introdurre questa architettura sul mercato da parte di AMD. E cosa hanno dentro di interessante? Una GPU mobile 700M, precisamente sono la 740M, 760M e 780M. Per i più attenti all'ascolto si ricorderanno che la 780M è anche la GPU che sta a bordo dello Z1 Extreme della
ROG Ally, quindi di per sé possiamo avere anche un'idea di quale sia il target di queste APU, più o meno il 1080p, tutto integrato, in sistemi economici. L'idea è quella. Il punto è questo. L'8700G, quello più interessante, esce con un MSRP americano pretasse di $329. In Italia su Amazon in questo momento è posizionato a 384 euro, che devo dire, come cambio, con l'IVA e tutto quanto, secondo me è un buon posizionamento per noi italiani, nel senso ci sta, però di per sé mi sorgono dei dubbi per quanto concerne il suo posizionamento reale. Stiamo parlando di un APU che in termini prestazionali supporta il 1080p, ma dipende un pochettino da che gioco andiamo a toccare, perché per esempio i AAA più recenti mettono in ginocchio anche GPU dedicate. In termini di specifiche è un 8 core esattamente come il 7700X 7700 per esempio, però dal punto di vista della CPU nuda e cruda le prende solennemente dal appunto suo fratello desktop precedente Ryzen 7700, e questo è già un punto che fa capire un po' la situazione. Esattamente come i 5700G e 5700X, la versione senza la GPU ad alte prestazioni è decisamente più performante come processore in sé. E al che iniziano ad arrivare altre domande. Se come processore non è tutto sto granché, ma il suo prezzo attuale è posizionato molto vicino a quello del 7700, almeno se la cava con la GPU? In termini effettivi, se prendiamo alcune delle recensioni che sono uscite, sembra che il 1080p sia ampiamente affrontabile a seconda del titolo. Magari non ci metterei contro un Alan Wake 2, ecco, uno dei titoli più pesanti del momento, magari nemmeno un Avatar Frontiers of Pandora, però se siete dei gamer occasionali che magari la sera si vogliono fare una partita o un giochino tipo qualche casual per giocare in cooperativa con i propri amici, ci sta. E questo è molto simile all'esperienza che si aveva con il 5700G alla fine, al suo tempo. Però la grande differenza è che il 5700G era l'ultima generazione di una serie di processori che aveva un supporto di schede video veramente enorme, e le B450 Tomahawk Max 2, per dire, erano delle schede madri di costo irrisorio su cui si poteva posizionare questo processore senza problemi. E quindi di per sé si facevano delle combo molto economiche. L'8700G invece arriva su delle piattaforme come le B650 che richiedono anche la DDR5, e per quanto magari questo sia un privilegio prestazionale importante per un processore del genere che utilizza la RAM come VRAM effettiva per giocare, dal punto di vista economico è un abisso. Anche perché, ragazzi, prendendo i processori disponibili al momento, sulla stessa piattaforma io potrei allocare un 7600, che in questi giorni si è trovato intorno ai 200 euro sui nostri canali Telegram delle offerte, e abbinarci anche una RX 6600 insieme. E che cosa ottengo? Una build che può arrivare fino al 120% di prestazioni in più rispetto all'8700G. A quale costo? Meno di 450 euro. Quindi soltanto un 70-100 euro in più in base al modello di scheda video che scegliamo rispetto all'8700G, cosa che annichilisce un po' tutto il potenziale economico di questo processore. Diciamo che il posizionamento di questo processore è in questo momento un po' dubbio, perché a 350 euro troviamo il 7700 che come processore in sé se lo sbrana. Come combo CPU più GPU troviamo il 7600 e la 6600 che come potenza in termini di output di FPS se lo sbranano. E poi alla fine non è neanche un processore che stand alone può essere una soluzione, diciamo, da ufficio, come magari lo era un po' il 5700G, con un'ibridazione di potenza di calcolo e cose così, perché di per sé il costo finale con la B650 e le DDR5 sarebbe veramente eccessivo. E non sto parlando magari di qualcuno che fa Excel, ma insomma anche cose un po' più avanzate, anche un po' di video editing di base 1080p, qualcosa del genere, è un po' eccessivo visto il mercato di contorno. Se dovesse scendere di prezzo, sicuramente per quest'ultimo ambito, cioè quello d'ufficio, l'8500G e l'8600G rimangono un po' più interessanti visti i costi maggiormente ridotti. Però se dovesse scendere di prezzo, ci tengo a dire che secondo me diventerebbe un processore interessante, ma ancora si deve posizionare bene. Allo stato attuale, decisamente, come vi ho detto, ci sono delle opzioni migliori. Visto che montano a 780M, il mio primo dubbio quando è uscito questo processore è: ma allora, visto che costa 384 euro, tanto vale prendersi una Steam Deck OLED da 569, sistema completo pronto all'utilizzo magico con lo schermo OLED, o una ROG Ally o qualcos'altro, insomma poco più. In termini prestazionali c'è da dire che l'8700G, per quanto monti la stessa GPU dello Z1 Extreme, la 780M, è effettivamente molto
molto molto meglio. Stiamo parlando di anche un 100% meglio rispetto alla ROG Ally, almeno nei pochi test che sono riuscito a trovare al momento di questo video, che facciano un confronto con appunto i due sistemi. E questi test di Hot Hardware per esempio lo dimostrano. E di per sé questo rappresenta che sì, la GPU è la stessa, ma se gli viene data un po' più di potenza di calcolo, di margine in termini di specifiche di contorno, decisamente può funzionare meglio. Anche banalmente il TDP e il power limit influenzano questi valori, il processore su desktop può consumare molto di più di quanto facciano ROG Ally e Steam Deck OLED con il suo SoC diverso, quindi di per sé non mi trovo a dire che siano una soluzione direttamente concorrente, di per sé rimangono molto molto lontani. Ah, e anche una cosa importante che mi sono dimenticato di dire, dai test di Hot Hardware emerge anche che c'è una forte influenza nella tipologia di RAM che andremo a scegliere. Ok, sul Ryzen 7000 già questa cosa era nota, ma qui stiamo parlando di un incremento prestazionale che proprio cambia dal giorno alla notte questo processore in termini di prestazioni finali come GPU integrata. Quindi è molto importante sapere che tra 5200 e 6400 MHz di RAM in questo caso c'è una differenza sostanziale e vanno assolutamente comprate quelle migliori per ottenere il massimo dal proprio processore. Morale della storia, ragazzi, la fascia bassa rimane ancora un po' dubbia. Se scendessero di prezzo, secondo me questi 8000G sarebbero interessanti, sarebbero quantomeno interessanti, esattamente come lo sono stati i 5000G, però sono decisamente diversi. Per quelli che se lo stanno chiedendo, ragazzi, questi 8000 non sostituiscono assolutamente i 7000, ma li affiancano. Le versioni APU sono dei compagni, non dei rivali della generazione precedente. Semplicemente si chiamano 8000 per una questione di continuità con varie cose di AMD, l'anno di uscita e bla bla, però di per sé non sono concorrenti diretti. Come abbiamo visto, il 7700 può sbranarsi letteralmente l'8700G, nonostante questo abbia un numero di nomenclatura più alto. Fatemi sapere, ragazzi, voi cosa ne pensate di questi due processori giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su More Than Tech. Salusa!